Mi ben trovati. Allora, a completezza del video relativamente agli acquisti di febbraio del 2013, vi segnalo alcuni libri che sono in uscita o trovate già nelle librerie, credo, che secondo me sono particolarmente interessanti. Lo faccio per segnalarveli e soprattutto per sapere se già li conoscete o già li avete letti, avere appunto un parere in modo tale che io possa capire se il mio fiuto è da cane da tartufo oppure da cane di qualche altro escremento rinsecchito, diciamo così. Allora, un libro che sembra caruccio è L'uomo che voleva fermare il tempo di Albon Mitch. Edito Rizzoli. Allora, in un angolo appartato dalla vecchia New York c'è una piccola misteriosa bottega che vende orologi di ogni epoca e foggia. E qui si incontrano i destini di tre personaggi: una Sara, ragazza solitaria dagli occhi tristi e il cuore in tumulto, un vecchio Victor, che è un magnate disposto a tradire gli affetti più cari in cambio di un po' di futuro, e questo Dor, l'uomo che per l'ossessione del tempo ha perso l'amore e l'innocenza. E tutto si intreccia in questa bottega che pare un po' sospesa nel tempo. Non sembra male. Poi un altro gran bel libro, secondo me, è questo, Il posto dei miracoli, che è di Grace McLean, credo. Le mie pronunce prendetele sempre molto con le pinze perché sono una totale analfabeta nelle lingue. Comunque, in pratica parla di un ragazzino che è figlio di un padre che è un ardente fratello di una setta che aspetta l'Armageddon e intanto predica di porta in porta praticamente i vari credi che vengono, come dire, predicati da questa setta. E quindi c'è la contrapposizione tra questo bambino che cresce con questi condizionamenti, invece bambini che hanno un'infanzia decisamente più facile e più serena. E boh, poi c'è tutta la vicenda, non vi so dire altro, però a naso mi sembra qualcosa di molto molto interessante. Poi c'è l'ultimo della Cristina Comencini, che è Lucy. Dunque, storia un po' ritrita, a dire il vero, però forse solo per arrabbiarmi ho deciso di prenderlo perché parla di una donna che si separa e del fatto che non molla la presa, cioè nonostante quest'uomo si faccia una vita con una donna più giovane e poi avrà anche un figlio, niente, non lo molla, proprio lo perseguita e lei continua a rimanere ancorata con unghie e denti a questa situazione che le crea dolore, patimenti, insomma, deve essere un polpettone mostruoso. Però solo per arrabbiarmi, perché io odio profondamente questo profilo di donna, credo che gli darò una chance. Poi c'è questo libro stranissimo che è Parlami di battaglie di re di elefanti di Enard Matias. Mamma mia, faccio veramente pietà. Comunque, ambientato nel 1500 e credo tragga spunto io confesso la mia ignoranza. Qui dice Michelangelo sbarca a Costantinopoli perché è in rotta con il Papa Giulio II e va a servizio del sultano turco e inizia praticamente ad essere affascinato da quelli che sono gli usi, i costumi, le usanze, eccetera. Non mi sembra male. Qui dice, questo romanzo è il racconto di un sogno, quello dell'incontro, possibile e mancato, fra il genio del Rinascimento e la magia dell'Oriente. Poi c'è il libro di questa giovanissima autrice, ha 28 anni, è un architetto, abita a Venezia e il libro si intitola Crescere vuol dire abbandonare. Di questa Esther Armanino. Storia naturale di una famiglia. Mi sembra molto particolare questa storia perché questa ragazza che cresce in un contesto familiare, credo, sufficientemente problematico, attribuisce ad ogni membro della famiglia, genitori, fratelli e parenti, eccetera, le sembianze di un insetto. E quindi, non so, per esempio, la mamma è una farfalla. Se ho capito bene, dalla,
dalle due tracce appunto della descrizione. Non lo so, mi sembra un libro particolarmente boh, degno di nota. Ecco, queste sono le mie segnalazioni. Se avete già acquistato, se avete altre segnalazioni, mi raccomando, commentate sotto in modo tale che poi io possa andare alla caccia di qualche altro bel libro e poi condividere con voi, insieme a voi, e aver modo di confrontarci. Bene, a presto, baci leggeri come farfalle. Etta.